Amici appassionati di Football Manager, buonasera, sono Senex e vi do come sempre il benvenuto in questo nuovo video fantastico di FM 2021. Una squadra che fino a qualche episodio fa sembrava essere composta da extraterrestri, però nello scorso episodio siamo un po' tornati con i piedi per terra perché siamo stati i protagonisti di due sconfitte contro Pordenone e contro Crotone, e oggi siamo chiamati al riscatto e a non perdere questo treno promozione che, a cui comunque nonostante tutto siamo ancora aggrappati, perché la classifica ci vede a 9 punti, a un solo punto di distanza dal secondo posto, che vorrebbe comunque dire promozione nella massima serie. Oh, benissimo. Il Venezia è sesto, come vediamo. Le altre due squadre da incontrare saranno Ascoli e Benevento in Coppa Italia, ragazzi. Quindi andremo a vedere solo due di campionato e una di Coppa Italia. L'Ascoli esattamente dove cazzarola si trova? Dov'è? Oh, un altro bello scontro diretto. Quindi un altro bel episodio abbastanza complicato. Allora, non andiamo a tagliare perché ormai siamo quasi arrivati alla partita contro il Venezia, quindi andremo a sfidare la sesta e la terza del campionato. Beh, un buon banco di prova per la nostra squadra, sperando di recuperare qualche centrocampista, visto che purtroppo il centrocampo è molto molto stanco, non abbiamo ricambi perché la rosa è cortissima, ho detto. Anche così ci godiamo un po' questa musica, ragazzi, che è bella, 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 mi piace, poi carica. Non ci sta portando tanta fortuna, neanche l'acqua, è un po' in un momento di stallo, a dire la verità, però torneremo ai vecchi splendori. Ho detto questo, la formazione è qua, Scanagatra, Mini, Gozzi per Jungdahl. Allora io vorrei provare solo un attimo Feradovic per Gozzi, che l'ultima partita ha un po' nicchiato, se vogliamo, se mi passate il termine. E quindi Paghera lo mettiamo comunque, sia Paghera che Mazza li mettiamo entrambi in panchina, nonostante non siano in condizione fisica, però non si sa mai, intanto li mettiamo. Oh, detto questo, siamo pronti contro il Venezia, equilibrata la formazione, confermiamo. Feradovic ovviamente non è ancora in forma, però al limite può far posto poi e subentrare qualcun altro al posto suo dopo. Stacchiamo la musica, spogliatoio. Paolo Zanetti, l'allenatore del Venezia, a mani sui fianchi. Mi aspetto sinceramente che vinciate. Vediamo come si va a schierare il Venezia con un 4-4-2 a rombo. Vacca, Zonta, Kringoci, Oristano. E poi non ho letto, perfetto. È troppo, un po' troppo veloce a far vedere queste formazioni. Pecorino è la nostra stella, il nostro bomber. Calcio d'inizio. L'acqua è qua, pronta, insieme a noi. Dai. Oristano la mette subito in mezzo. Scanagatta allontana, possiamo partire in contropiede. Attenzione, c'è Pecorino. Si fa tutta la fascia, Emanuele! Mamma mia, che merda sto tiro. Poteva metterla in mezzo, effettivamente. Però parliamo sempre dello stesso problema. Il Ravenna intanto è già protagonista con ben 4 tiri, uno in porta. Il Venezia è ancora... perché poi c'è Venice, scusa, perché in inglese? Vabbè, non si sa. De Grandi, Capello, ecco, vedi? È sempre così, è sempre così. Noi facciamo il gioco, loro fanno un tiro e vanno a fare gol. Anzi, era da un po' che non ci capitava, effettivamente, devo essere onesto, Ancora niente, 6 tiri, 2 in porta. Domandiamo di più, più che rimproverare, domandare di più, io sinceramente non so che fare. Cerbare è davvero stanco. Ah, guarda, lo cambiamo subito, probabilmente avrà subito qualche colpo, immagino. Perri, Maldini, niente. Lezzerini fa sul pallone. Vediamo un po' da questo rilancio chi si approprierà del pallone. Proprio lui, proprio il Venezia. Capello. Meno male. Spizzica il palo, la palla. Però finisce il primo tempo. Un primo tempo abbastanza triste dal punto di vista del gioco per quanto riguarda il Ravenna. Anche il Venezia, a dire la verità, non ha fatto una mazza, però sono stati più bravi a metterla dentro. Scanagatta, attenzione, Pugliese. Ah, manca sempre qualcuno lì davanti che la mette in mezzo. Addirittura ripartono nuovamente. Ve l'ho detto, noi facciamo il gioco e poi loro vanno a segnare. Però attenzione perché qua sbagliano. Un brutto errore. Maldini può partire in velocità. C'è in profondità Pecorino. Viene visto Pecorino. Il tiro bloccato. Calcio d'angolo. Va a battere chi è? Bordin. La mette in mezzo. Allontana, niente, oh, mamma mia. Martignago, Scanagatta, nulla da fare.
Allora, ci spostiamo con una mentalità offensiva. Comunichiamo alla squadra che vogliamo vedere di più. Dobbiamo cercare di recuperare, almeno andare a pareggiare. Martignago, ancora il Venezia che ci prova. È prezioso il tiro. E dai! Oh, e che palle sempre! Bravo Daniel, dai Daniel che te stai a fare le ossa. Dai, dai, dai. E tutti i portieri imbattibili pigliamo noi. Prezioso, peccato, ha fatto un tiro pazzesco. E poi Lezzerini era stato bravo qui. È fortunato anche a trovarsi nel momento giusto e nel posto giusto. Ma poi Maldini è andato a mettere dentro. Attenzione perché possiamo addirittura andare in vantaggio con Pugliese. C'è! Ho sempre paura del fuorigioco, soprattutto in questo periodo dove se ne annullano tantissimi. La ribaltiamo in 2 minuti. Maldini, Peratovic, invece era tutto buono. Bravo, bravo Pugliese. Un ritorno fondamentale. Bertoncini, Zonta. Attenzione perché la partita adesso si accende. De Grandi sull'out di sinistra. Ancora il Venezia che va però a sbagliare. Grazie a Dio. Quando siamo al 60esimo, mancano 30 minuti alla fine della partita. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Comunichiamo che vogliamo vedere ancora qualcosina in più. Andiamo però a fare qualche piccolo cambio. Ne abbiamo già fatto uno. Siamo stati costretti. Pugliese però è stanchissimo. Mettiamo Mazza che... Vabbè, però Mazza è altrettanto stanco. Vabbè, proviamo... Ma Paghera esattamente che cosa ha? Scusate, Paghera che cosa ha? Per lui deve prevenire un infortunio all'anca, Vabbè, dai, lo rischiamo per un quarto d'ora. Non lo so, lo so, è un po'... È molto, molto rischioso, lo capisco, però... Ragazzi, per adesso è l'unica cosa che mi può venire in mente, sinceramente. E poi andrei a togliere... Feratovic ci sta giocando abbastanza male. E lo togliamo anche perché è soprattutto ammonito, signori. Ok, confermiamo per adesso le modifiche. Siamo sul 2-1, sarebbe una partita fondamentale. Riscendiamo con una mentalità equilibrata e comunichiamo alla squadra di domandare di più. 4 minuti, Ljungdahl. Ecco, bravo, complimentoni, Ljungdahl, proprio un genio del male. Meno male che la difesa ha tenuto. Davvero un genio qua, Ljungdahl. Complimenti. Scanagatta è altrettanto stanco. Mettiamo Schiavi. Ah, non l'abbiamo più. È vero che ne abbiamo fatto una a fine primo tempo. Con calma, anzi, annulla un attimo. Istruzioni, perdite tempo. Spesso, grazie. Ok, con molta sofferenza il Ravenna si porta a casa questa vittoria importantissima. Braccia distese, la gente oggi non ci considerava neanche. Ma voi avete dimostrato che si sbagliavano di grosso. Bravi tutti, ottimo risultato. E rimettiamo un po' la musica che adesso ci farà compagnia verso questo viaggio, verso la partita contro l'Ascoli. Un Ascoli che è terzo in campionato. Terzo, giusto? Sì, terzo, terzo. Noi siamo saliti però al quarto posto. Sarà una gran bella lotta. Qualora riuscissimo a reggere per tutta la stagione, ci serve qualcuno, ragazzi. A dicembre, ovvero a gennaio, quando riaprirà il mercato di derivazione, spero che la dirigenza si metta una mano sulla coscienza e ci vada a dare qualche soldino in più. Anzi, mentre parliamo proprio di soldi, andiamo un attimo sulle finanze. Richiediamo budget stipendi, richiediamo trasferimenti e richiediamo anche, mentre ci siamo, siamo qua, di migliorare le strutture di allenamento. Vediamo se accetteranno mai qualcosa. Sicuramente sarà un no per tutto, però. Allora, stipendi è rifiutato, trasferimenti è rifiutato e le strutture dell'elemento è rifiutato. Ragazzi, io più di questo purtroppo non posso fare. Fosse la realtà, gli chiamerei al telefono, ma purtroppo non lo è. Quindi, anche se lo facessi, non mi risponderebbe nessuno, signori miei. Però avete visto che comunque ci abbiamo provato. Allora, siamo già arrivati in zona Ascoli. Manca un giorno, praticamente siamo alla vigilia. Ci danno le formazioni consigliati, ma comunque non ci interessa la mazza. Vediamo che bella canzone ci va a mettere. È una playlist ovviamente di musica senza copyright, perché sapete che YouTube è molto sensibile all'argomento, quindi per favore non facciamoli incazzare, perché poi questi chi li sente? Ah, bella, una bella musica allegra, meno male, ci sta proprio quando arriviamo ormai al giorno della partita, mentre sta giocando il resto della Serie B, e quindi tocca a noi. È vero, perché giochiamo di sabato, invece noi giochiamo di domenica. Il posticipo, perfetto. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Dai, una vittoria sarebbe fondamentale, inutile dirlo, perché andremo a superare proprio l'Ascoli. Formazione. Bordin è infortunato. Calla, perfetto. E mo che cazzo non gli metto.
Shiba, ragazzi, non c'è altro. Ah, no, c'è Pugliese, però. No, Pugliese è già in campo. Ma perché adesso me li fa vedere tutti scombinati? Non lo capisco. Vabbè, sarà un nuovo bug che hanno aggiunto. Allora, Shiba, però lo metterei come centrocampista di continuità. Pugliese va a fare il regista. E poi per il resto, ragazzi, comunque ci siamo. Sì, direi di sì. Ok, conferma la formazione equilibrata. E andiamo, vai la partita. Dai, stacchiamo la musica, entriamo nell'atmosfera dello stadio. Prendiamo subito in mano la nostra acqua. Il primo tiro è del Ravenna. Shiba non è in forma partita, ovviamente non gioca da circa un anno, ma vabbè. L'avevo detto, in momenti di emergenza, purtroppo avremmo dovuto affidarci anche lo Ljungdahl. Smista per Skanagat, sull'out di destra, Cerbar si fa vedere. È un po' di partite che la nostra stella lì a destra è un po' in ombra. Cerbar dall'altro lato vede Maldini. Un passaggio un po' impreciso, ma comunque ci arriva Daniel Pecorino. Mio no, stavo già esultando. Stavo già esultando, ragazzi. Questa era dentro. Perri, ancora però il Ravenna. Pugliese può provarla dalla distanza. Niente, c'è Scanagatta dall'altro lato sulla destra. Cercano di fermarlo, non ce la fanno. Cerbara, mamma mia, sotto l'incrocio. Cerbara, sotto l'incrocio. Cerbara. Sotto il 7 e va la pigliamo, va. Dai ragazzi, mamma mia che gol che ha fatto qua Alessandruccio mio. Bravo Scanagatta qui a non perdere l'equilibrio. Cerbara. Grande, grande gol. Dai. Dai ragazzi. Primo tiro in porta, tra l'altro, primo gol. Qua fallo. Allora, Shiba non vuole farlo. Mettiamolo regista, per carità, famolo contento perché sennò questo chi lo sente? Siamo alla mezz'ora, ancora Maldini va a battere questo corner, la mette in mezzo, Pecorino non ci arriva, attenzione perché parte il contropiede adesso dell'Ascoli, uno contro uno, siamo scopertissimi, Sabiri, Sabiri, il tiro, meno male, Ljungdahl la fa sua, perdono, ho un po' la voce rauca, come vedete, causa tutte queste emozioni, Perri ancora il Ravenna, Perri per Prezioso, Shiba. Scanagatta potrebbe provare, lui ce l'ha la Minella, lui ce l'ha, non la mette in mezzo. Vabbè, niente, fu annullato. Però vedete, quando uno ha l'intelligenza tattica di metterla in mezzo invece che tirare, il risultato sono i gol che andiamo a fare. Poi, vabbè, questo è annullato, ma è un caso, però. Vabbè, niente, niente, niente. Pecorino, gol annullato, poteva essere 2-0, ma lo andremo a fare adesso. Bravo, bravo, Cavion, bravissimo. Ciao, amico mio, vatti a fare una doccia, va. Saluto a tutti, ciao 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 ciao, saluto a casa, ciao ciao ciao, perfetto. L'Ascoli è anche in 10, quindi mani sui fianchi. Avanti così, signori, dai. C'è Perri, no, Scanagatta per Cerbara, vero, Perri è dall'altro lato, prezioso. Abbiamo adesso spazio, abbiamo spazio, grazie all'uomo in più, Scanagatta. Può vedere in mezzo, c'è Prezioso che può provare la botta, la prova ancora. Ribattuto, c'è Perri col controcross, niente. Andiamo centralmente, c'è Pugliese, ancora da Perri, ancora centralmente da Prezioso. Guardate che giro palla per cercare il varco perfetto. Perri, mamma mia che azione che viene. E vabbè, basta però, e basta. E basta, guardalini, e basta. E sempre. Madonna santa, oh. Vabbè, ma che, ma manco mezzo centimetro. Non lo so, annullategliene un altro, sto povero ragazzo. Sarebbe già capocannoniere Scarpadoro senza quello annullato, il povero Pecorino. Scanagatta, vediamo, non c'è due senza tre. Vediamo se mo riusciamo a fare sto gol. Va, Cerbara, Scanagatta. Pugliese, Cerbara, Scanagatta. Pugliese, Scanagatta. Perri, la prova Perri, lui c'ha il piede, niente. Shiba, non c'è lo spazio. Prezioso, Perri. Stiamo umiliando comunque l'Ascoli, Pugliese, Cerbara. Mamma mia di scavetto. Gli ha fatta la Totti, mo gli fa il cucchiaio, Cerbara. Bellissimo gol che va a sottolineare tutta la sua tecnica e la sua fantasia. Pugliese, guardate che imbeccata per Cerbara che poi di pallonetto va a infilare, a fare finalmente un 2-0 strameritato. Visto che saremmo già 4-0, ma vabbè. Va bene uguale. Armini, Cerbara non arriva. Sarzi Puttini, tanti piccoli angeli, Sabiri. Sarzi Puttini, che bel nome, però mi piace. Sarzi Puttini è un bel nome. Perri,
Perry va a intercettare, parte ancora il Ravenna che cerca il Tris con Maldini. Beh, era meglio se non lo cercava effettivamente, meglio che bevo. Oh, bevo per dimenticare, guarda. Ok, ancora Maldini, la mette dentro, allontana Vellos, non ci va nessuno su sta palla, grazie, ci andiamo? Scanagatta con molta flemma. Shiba, Armini, ancora per Scanagatta, sull'out di destra, Scerbara, Scanagatta. All'indietro per Shiba, la mette in mezzo, Daniel Maldini va a fare il 3-0, giusto? 3 o 4? 3, siamo ancora a 3, e di solito sono 4, perciò non sono abituato. Sì, fallo, facciamo entrare Bordin. E leviamo Shiba, che è abbastanza stanco. 3-0, guarda, andiamo a levare anche altri... Allora, Scanagatta, che è sempre stanco, mettiamo Schiavi. E poi metterei... Mazza non è ancora al massimo. Metterei Gozzi per... Sì, per Armini, che è quello che sta giocando peggio dei due centrali, perfetto. Anche se effettivamente non è che abbiano avuto chissà quanto lavoro da fare lì dietro oggi, eh. Sabiri, in mezzo. Bravo, vedi Paratovic, è andata a intercettare. O lui o il portiere, non ho visto chi fosse, ma va bene uguale. Sanchez. Ah, manco l'angolo, gli fa batte, perfetto. Ottimo, mancano 10 minuti, 5 tiri in porta, 3 gol, quindi un'ottima media. In totale però ne abbiamo fatti 20 praticamente, quindi potevamo essere un po' più precisi, ma quello che importa è una vittoria fondamentale, ragazzi, che ci rende prepotentemente protagonisti di questo campionato. Secondo me non siamo più una sorpresa, facciamo attaccare la musica perché la partita è finita e andiamo avanti. Allora, adesso andiamo in Coppa Italia. Ripeto, io la Coppa Italia non ci tengo particolarmente, però potrebbe essere fonte di un po' di soldi, se vogliamo vedere il lato venialmente economico della situazione. Quindi in classifica siamo a meno 1, no, siamo a 15 in realtà, quindi sì, a meno 1 dal secondo posto, e abbiamo accorciato di molto, già siamo a meno 2, vedi, già da meno 4 siamo a meno 2, quindi anche il Crotone non sembra essere imbattibile. Allora, va bene. Tra 3 giorni abbiamo la partita contro il Benevento Calcio, che è ovviamente anche loro di una categoria superiore a noi, quindi la prenderemo così come viene, ovvero divertendoci e facendo vedere il nostro gioco a tutta l'Italia. Ne approfitteremo di queste competizioni per farci conoscere anche a livello nazionale, ragazzi. Quindi io mi riposo un po' la voce, ci vediamo direttamente per la formazione contro il Benevento. E allora siamo arrivati al giorno della partita di Coppa Italia. Oggi andremo a vedere anche qualche nuovo giocatore che magari in campionato gioca meno. Intanto ci offrono un nuovo contratto che andiamo subito ad accettare. Va bene, 160.000 euro, concludiamo l'accordo. D'accordo. Quindi il Baratto sarà allenatore del Ravenna per quanto riguarda il contratto almeno fino al 2024, altri 2 anni. Grazie, veramente siete sempre molto umani, cari dirigenti. Giro di tattica, formazione, e qua andiamo a fare un po' di cambi, ragazzi. Allora, Lomolino per Perri, poi Feratovic, mettiamo Gozzi, Dametto per Armini, Jungdal mettiamo a Crosta, poi Paghera per Pugliese. No, Paghera però, ma sempre infortunato è questo? Vabbè, niente Paghera. Banacore per Scanagatta, assolutamente sì. Costalter per Maldini, Piazza per Cerbara, e Costalter passa magari qua a destra. Poi basta, perché obiettivamente la formazione è finita. Costalter, Piazza, però Costalter è effettivamente solo sinistra, quindi meglio Martignago. Costalter può entrare poi successivamente. Mi dispiace solo non poter cambiare nessuno a centrocampo, però raga, purtroppo gli uomini sono questi, quindi c'è poco da poter fare. Va bene, andiamo, vai la partita. Come va, ragazzi, ci divertiamo, non ha importanza. Jürgen Klinsmann addirittura l'allenatore delle streghe. Allora, non abbiamo nulla da perdere, sappiamo quanto vogliamo. Andiamo e ci divertiamo. Infatti la vivremo anche, stacchiamo la musica intanto, scusate, la vivremo, dicevo, anche con una rilassatezza vocale più tranquilla, visto che tra poco se ne va via la voce. Shiba, Dametto, Pecorino, però per poco Montipò non veniva sorpreso, ha salvato sulla linea. Kragl, ancora il Benevento,
maglie proprio non chiarissime, se dobbiamo dirla tutta. Ionita, Zavi, Ionita, Ruggeri, bravo Vanacore. Però c'è in prode che la va a mettere dentro. 1-0 dopo 8 minuti. Dopo andiamo di più, ma va bene, va bene. Anzi, abbiamo fatto secondo me molto più del dovuto per quanto riguarda questa competizione. Quindi va benissimo, salta. E tra l'altro stiamo anche giocando con tutte le seconde linee, quindi ci sta anche un risultato negativo assolutissimamente. Vanacore adesso, il lancio alla ricerca di Pecorino. Martignago verso Pecorino, nulla da fare, viene intercettato. Ionita, il Benevento fa valere tutta la sua superiorità tattica e tecnica. Ionita, Ruggeri, ancora per Ionita, fila, la mette in mezzo. Mamma mia, ho visto la rete muoversi, invece no, non si sa perché si muove quella cazzarola di rete. Meno male, qua bravi e fortunati ad evitare il raddoppio delle streghe di Benevento. Prezzate sempre, va bene, ci sta Danny. Noi ci vediamo ciecamente del nostro allenatore in seconda. Anzi, tra l'altro mi devo ricordare, finita questa partita, di andare a vedere se è possibile andare a richiedere un altro collaboratore tecnico. Kragl in mezzo, in prota, solo e soltanto Benevento, ovviamente come ci si aspettava. Kragl ancora dalla destra, da boh il tiro, e purtroppo Crosta fa vedere che gioca poco e fa capire anche a tutti il perché di questa scelta. Poco preciso qua Crosta, voleva fare di più. Sembrava, io quando stavo in porto, vero che mi cagavo sotto di ogni palla che mi arrivava. Mi ha dato questa impressione sinceramente. Mani in tasca. Sono felice della prestazione comunque, ragazzi. Non voglio andare a rimproverare, non voglio andare a poter dire qualcosa in una partita che per noi non ha valenza. Quindi cerchiamo di mantenere comunque un morale abbastanza alto. Kragl ancora in mezzo. E qua vanno a dilagare. Anzi no, perché è annullato. In una partita assolutamente inutile. Vabbè, vabbè. Saltiamo. Montipo ancora. La butta in avanti. Lomolino. Fila. Kragl. Dabò. Martignago. Vanacore. Ancora. Pecorino. Zavi. In prota. Avanza. Avanza in prota il tiro dalla distanza, che però non inquadra lo specchio della porta. Tre tiri solo da Ravenna. Vabbè, ci sta assolutamente. Una partita dove ci aspettavamo poco e nulla. L'importante era divertirsi. Martignago, e confrontarsi anche contro una squadra che comunque gioca in Serie A. Non stiamo sfigurando, considerato anche che stiamo giocando con le riserve. Secondo me stiamo facendo una prova abbastanza buona in generale. Abbiamo subito, è vero, 16 gol, 16 tiri, però vabbè, a parte questo, comunque abbastanza buono. Dai, è finita, bravi ragazzi, bravi ugualmente. Spogliatoio, mani sui fianchi. Eravamo sfavoriti, avete dato il meglio. Bravi, bravi, così, molto diplomatico. Così nessuno è scontento, infatti i giocatori sono rimasti abbastanza soddisfatti del nostro discorso. Perdiamo in Coppa Italia, ci stava, va benissimo, e riceviamo altri 10.000 euro, quindi con quelli precedenti ne fanno 30.000, che vale a buttare via. Detto questo, come dicevo, andiamo a vedere se ci danno un preparatore. Ravenna Football Club, vediamo, facciamo la richiesta. E io andrei a chiedere anche le... vabbè, chiediamo pure questo, ma tanto diranno di no. Le finanze non possiamo, lo stadio, ma figurati, ma quando mai? Fisioterapisti concessi del Ravenna, ok. Andiamo a vedere, anzi, chi mi dice che differenza c'è tra avere 15 fisioterapisti o uno? Ok, chi me lo spiega? Intanto questo dei fisioterapisti ce lo accettano, mentre per i preparatori no, ce lo rifiuta. Aspetta, discutiamo con la dirigenza, vediamo se riusciamo a convincerli. Dovremmo aumentare il numero di preparatori in squadra per vedere che è il suo staff attuale. Sì, giusto. Se il nostro sta... allora, aspetta, perché ce ne... non riesco davvero a sottolineare ultimamente quanto questo sia importante per me. Puoi chiedere tutto ciò che vuoi, non migliorerà le cose. Se non accetta questa richiesta, non so se sono ancora in grado. Se l'ha pensata così... no, vabbè, stavo scherzando. Non voglio lasciare il club, voglio lavorare qui. Vabbè. Pazienza, ci abbiamo provato ragazzi, ci abbiamo provato, peccato, proprio, oh, non mollano, preferirebbero perdermi che darmi un altro preparatore, oh, pensate questi quanto sono spilor, proprio sono dei T-Rex, avete presente i T-Rex così, uguali. Allora, scusate, la musica, dov'è la musica, mannaggia, la musica, signori, porca miseria, magari con la musica avremmo
fatto centro. Dunque, riassumiamo. Allora, Serie A, abbiamo visto che siamo a meno 1 dalla Salernitana e a meno 2 dalla Crotone, quindi stiamo giocando sotto, perlomeno non stiamo lottando per la salvezza, che è già distante ben 11 punti. E già questa, comunque, lasciatemelo dire, è una notizia per una squadra che proviene dalla Serie C ed era anche disastrata a livello finanziario. Poi, in campionato della prossima andiamo Pisa, Perugia e Brescia. Questa è anche difficile. Pisa, Perugia, ah, tutte qua stanno 9, 10 e 11, perfetto. Tutte lì, che così vincessimo anche contro di loro, inizieremo ad allungare anche contro le nostre inseguitrici. Detto questo, ragazzi, come sempre vi ricordo che alle 21 la sera, dal lunedì al venerdì, siamo in live sul sito Viola prevalentemente, quindi se vi va di passare a farmi un saluto, io sarò ben che lieto di accogliervi tra le mie braccia e le mie grinfie. Quindi un bel like, una condivisione, un'iscrizione per non perdere nessuno dei video, per supportare il canale. Ragazzi, come sempre, io vi voglio bene e noi ci vediamo domani con un nuovo fantastico gameplay. Ciao!